scorso abbiamo fatto il Jamboree. Non so quanti di voi se lo ricorderanno, hanno partecipato, non si ricordo tutti, comunque abbiamo fatto questa manifestazione. Questa manifestazione che dà la possibilità agli scout di poter interloquire fra loro con altri gruppi scout tutto il mondo tramite i radio patrulli. Noi rappresentiamo gli italiani, io ne sono un socio, Aldo, gli altri, no, arriveranno altre persone, Michele è il presidente della sezione di San Severino. Allora, di quella giornata, che è stata una giornata molto simpatica, è stato fatto un articolo che è stato pubblicato sulla nostra rivista nazionale, che si chiama Radio Rivista, che viene distribuita a tutti quanti gli animatori. E siamo usciti in prima pagina, praticamente. Ed è stata una cosa molto bella, molto simpatica, insomma ci ha fatto onore. A parte l'articolo che è stato fatto, dove è stata commentata l'attività, dove è stato detto quello che abbiamo fatto, tutte le attività che sono state svolte, le cartoline che abbiamo mandato in giro, che si chiamano in gergo cartoline QSL, io ne dovrei tenere una da qualche parte, che è questa. Noi ne abbiamo fatte delle nostre tipo, sono state mandate in giro per tutto il mondo e quindi quando arriveranno vi farò avere una cosa, quindi ve la potete tenere insieme. La cartolina QSL sarebbe la conferma dei collegamenti che noi abbiamo fatto con altri ragazzi radioamatori e o scout che si trovano dall'altra parte dell'Italia. Ok? E quindi oggi io vi volevo incontrare per ringraziarvi di aver partecipato a questa attività e di consegnarvi delle copie di Radio Rivista sia al reparto che a trame che hanno partecipato a questa attività. Poi io mi auguro che insomma, la cosa nel tempo potrà continuare con l'aiuto dei capi scout e magari l'anno 21, purtroppo Stefano non c'era, noi abbiamo portato anche un sacco di radio, nuove e vecchie, per cercare di farvi capire come funziona il mondo della radio, che non è quello che noi conosciamo, quello dei social, è una cosa completamente differente. Noi abbiamo la possibilità di poter parlare con un sacco di gente in tutto il mondo, non conoscendoli personalmente. Solo che scambiandoci quattro chiacchiere, per me quella persona diventa un amico, tranquillamente. Indipendentemente dal fatto che il discorso dei social, la differenza che passa con il discorso dei social, che è una cosa magari fredda, cioè tu chatti con una persona, però ma francamente non sai chi è. Può essere chiunque, chiunque potrebbe spacciarsi per uomo, donna o viceversa, quindi non lo sappiamo. Invece il radioamatore è una persona affidabile, è una persona che ha fatto un esame al ministero, ha superato un esame di elettronica, di elettrotecnica, è una persona conosciuta e quindi comunque in ogni caso, anche se noi non lo conosciamo, abbiamo dei nostri database che ci permettono di sapere tizio chi è, che fa, che cosa non fa, quindi è una cosa sicura, una cosa certa e quindi quando noi facciamo un collegamento sappiamo, anche se non lo conosciamo, sappiamo con chi stiamo parlando. Questo, allora, io vi consegno le copie di Radio Rivista, ne apro una così, dove c'è l'articolo che è stato fatto, dove si spiega tutto quello che tutte le attività che sono state fatte con i ragazzi del clan, del reparto, è stata una cosa molto bella. E abbiamo anche i complimenti del gruppo Radio Scout Nazionale, perché non vi dico che è stato prego. E queste sono le copie vostre. Purtroppo ne ho ordinate 10, ma ne abbiamo mandate solamente 4. Grazie. Per carità. È stato costituito questo gruppo Radio Scout Nazionale e addirittura questi signori, quando è arrivato, però sta a Roma, quando è arrivata la rivista, è stata pubblicata in tutta Italia, la prima a Roma, prima che arrivasse qui. E già dalla sera prima sono arrivate tutta una serie di cose, io tra l'altro non avevo capito, una serie di articoli, cioè, Enrico, bravo, complimenti, auguri a tutto il gruppo Scout 01 perché siete riusciti a destra e a sinistra, perché mi hanno delle fotografie degli articoli che sono stati fatti. E io ringrazio anche loro perché effettivamente senza il loro apporto, poi è stato fatto un diploma a Baden-Powell, dove nell'ambito di questo diploma c'è stata la possibilità di poter collegare anche altre stazioni dello Scout, è stato un diploma, si è creato un indotto, dove adesso tutti quanti siamo legati fra di noi. Noi ci auguriamo che anche oggi c'era un contest scout internazionale, l'hanno organizzato degli animatori scout americani, so che purtroppo per tempo non c'è stata la possibilità di poterci partecipare. E noi ci auguriamo, insieme al gruppo Radio Scout Nazionale,
che la collaborazione possa continuare nel futuro con una maggiore partecipazione dei ragazzi. Lascio due minuti la parola al Presidente. Non c'è molto da dire, cioè, oggi effettivamente molti di voi si chiederanno ma che fanno i radiomotori che non facciamo già noi con il telefonino. Effettivamente è molto simile, ecco. Però il radiantismo nasce molto prima, nasce con Marconi, quindi ha più di 100 anni di attività e qualcuno tanti anni fa negli scout ebbe l'idea, anche perché c'era necessità anche nei gruppi di scout di parlarsi tra di loro. La radio ha sempre avuto questo grosso vantaggio che permetteva di mantenersi in contatto con altri. Così tanti anni fa c'è questa idea di creare lo Jungle on Air, questa manifestazione che si ripete ogni anno, in cui i vari gruppi mondiali, veramente mondiali, poi spesso non si ha la sensazione perché tutti pasticciamo un po' l'inglese, ma non è una cosa semplice. In realtà quella giornata in cui fate lo Jungle con Enrico Pesano è stato altissimo, veramente i vari gruppi di tutto il mondo mettono delle sezioni radio disponibili per i ragazzi, per gli scout, per far sì che si possano collegare altri gruppi scout nel mondo. Non è tanto il collegamento in sé, perché ripeto, nell'epoca di internet sembra quasi fare la stessa cosa che si fa già con internet, ma permette un contatto umano. Voi avrete visto, anche Enrico ha fatto salutare, tutti in gruppo salutate, tutti in gruppo vi riconoscete al volo con la voce, e spesso succede che anno dopo anno dei gruppi scout si rincontrano, e allo stesso interno degli scout nazionali esiste proprio questo gruppo radiomotori scout, proprio perché c'è questa necessità sempre di avere questi collegamenti. Sappiate che la radio rimane valida anche quando il telefonino smette di funzionare. Questo è un esempio che si è visto spesso nel caso di terremoti e altre cose, dove la TIM, Wind, sono crollate perché il ripetitore era... A volte non succede neanche che si guasta, succede che nel momento stesso che accade un fenomeno di questi casi qua, tutti corriamo un telefonino a chiamare i familiari, tre cose, a punto tale che la rete si blocca. In quel caso lì l'unica cosa che funziona è la radio. A maggior ragione per un gruppo come voi, che voi girate in montagna, tre cose, vi posso immaginare che fra le vostre dotazioni ci sia ancora la radio. Sì, c'hanno un apparecchio. Esatto, non ci ricordo all'epoca, ho avuto dei contatti, c'è anche l'antenna che avevo fornito io all'epoca, permetteva appunto questo tipo di collegamento. Quindi dovete vedere la radio come un supporto alle vostre attività. In quel senso lì, il dialogo con Enrico, che è un po' la nostra interfaccia verso di voi, o con altri scout, che abbiamo qualcun altro in un'associazione che si occupa di scoutismo. Enrico purtroppo non è punto a venire, comunque... Può essere proficuo, quindi l'augurio che la prossima manifestazione, si spera sempre, si possa essere ancora più bella della precedente, con maggior partecipazione da parte vostra e anche da parte nostra. È difficile organizzare le cose fatte bene, all'ultimo momento spesso abbiamo tutti impegni per cui si fa una cosa all'ultimo momento. Però non è male, in alcune associazioni scout ci sono, che hanno addirittura una loro stazione radio, che con una certa cadenza si collegano con gli altri gruppi scout per scambio di informazioni. Questo ormai è parallelo a internet e altre cose. Ma ricordate che internet può fallire, la radio no. Questa è una cosa molto importante. Anche se il futuro sarà che non avremo più niente da dire in casa perché avremo questi problemi, però c'è sempre questo grosso limite di che vuol lasciarvi a piedi. La radio no. Tutto qui. Grazie a voi, grazie per la partecipazione. Spero che in futuro abbiate meno di interesse e contattate a me per quello che potete fare. Grazie. Noi vi ringraziamo per l'attività che ogni anno ci proponiamo. Che noi non con difficoltà realizziamo solo per un discorso didattico, perché quando ce lo propone Enrico è sempre all'inizio di attività perché non siamo ancora ben pronti. Purtroppo a livello mondiale, la data è quella e non l'abbiamo fatta. Però sarebbe bello appunto che anche noi riuscissimo, visto che abbiamo questa azione, a fare in modo tale che ci sia tra di noi, vediamo se Stefano ci dà una mano, qualcuno che si specializzi e possa utilizzarla in quella maniera come stazione. Sì, assolutamente sì, anche perché di organizzare proprio un gioco, una specie di caccia, una stazione fissa qui con i mattoncini per il paese, che diventa anche più divertente perché una volta l'abbiamo fatta ad un campo. Sì, per anni fa abbiamo fatto una radio caccia. Possiamo proporla così da essere un po' più movimentata. Una semplice parlare e ascoltare. Anche far rendere conto un po' delle vere dei vantaggi della radio. Esatto. Io vi ringrazio a nome delle staff presenti qui e vi do arrivederci. Grazie a voi. Quest'anno, ottobre di quest'anno, ci sarà il prossimo giorno.
Amen. Okay. Oh, 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 oh.